Calano i casi in Italia, 17.012 rispetto ai 21.000 di domenica, bene anche in Puglia, il dato è in fase calante, 424 rispetto ai 515 di 24 ore prima. Maglianera continua a essere la provincia di Bari. Forti polemiche al governo Conte dopo le nuove misure per l'emergenza coronavirus. Protestano i responsabili del mondo della cultura, dello spettacolo, della scuola e dei magistrati. Notevoli problemi nell'emergenza coronavirus nel rapporto figli genitori non collocatari. A World News 24 l'avvocato Laganella. Giudice onorario presso la Corte d'Appello di Campobasso, sezione minori. La Juve frenata dal Verona nella quinta giornata di campionato. Ok per Napoli, Fiorentina e Cagliari. Stasera Milan-Roma senza Donnarumma e altri quattro giocatori positivi. Una buona serata e ben ritrovati da World News 24. Inizio settimana finalmente con una bella notizia per quanto concerne i dati dell'emergenza coronavirus. Nel bollettino del Ministero della Salute i casi sono diminuiti a 17.273 di domenica, con un incremento di decessi di 141 ed un totale di casi di 14.443 casi positivi, naturalmente il cui dato aggiornato è 236.684. Intanto il Premier Conte continua a difendere la didattica a distanza, lo ha fatto nel corso di una manifestazione pubblica collegato da Palazzo Chigi. Queste regole ci rendono distanti, ma siamo tutti vicini. Credeteci, è stata una decisione non facile. Abbiamo lavorato tanto per questa didattica in presenza. Oggi dobbiamo integrare quella a distanza perché la curva del contagio è preoccupante, ma contiamo di farlo solo per qualche settimana. Novità importanti sono arrivate anche dai dati della Regione Puglia. I casi accertati sono in calo, 424 rispetto ai 515 di 24 ore prima, 198 casi nel Barese, 109 nel Foggiano, 42 nell'Abate, 30 nel Brindisino, 28 nel Salento e 16 nel Tarantino, per un totale. L'emergenza coronavirus è importante soprattutto anche da un punto di vista legale, poiché questa emergenza ha creato notevoli problemi nel rapporto tra figli e genitori non collocatari, soprattutto nello spostarsi da una città all'altra. Di questo ne abbiamo parlato con l'avvocatessa Antonella Laganella, giudice onorario presso la Corte d'Appello di Campobasso, sezione Minui. Ecco che cosa ha detto al nostro telegiornale. Avvocato, dunque, l'emergenza pandemica ha creato notevoli problemi nel rapporto figli e genitori non collocatari, soprattutto in tema di spostamenti da una città all'altra. Come valuta le recenti misure del governo, che tra l'altro ce ne saranno altre nelle prossime ore? Vero, sì. Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria si sono susseguite misure urgenti da parte del governo atte proprio a fronteggiare il contenimento e la gestione epidemiologica che di fatto hanno limitato fortemente la libertà dei genitori non collocatari e dei loro figli, rendendo quindi problematici i loro rapporti. Durante la fase emergenziale, la cosiddetta fase 1, vigeva infatti, come ha ben detto, il divieto per tutte le persone fisiche allo spostamento in comune diverso da quello in cui si trovavano, salvo che per specifiche ragioni. E per queste specifiche ragioni si annoveravano proprio, lo si leggeva infatti nell'ultimo modello di
autodichiarazione proposto, le visite alla prole e gli obblighi di affidamento dei minori. Questo proprio a dimostrazione dell'importanza di mantenere saldi i rapporti genitori-figli nelle vicende separative. Ad oggi il lockdown sembrerebbe avere una portata inferiore, sembrerebbe, rispetto alla cosiddetta fase 1, per cui non è sancito ancora espressamente alcun divieto di intrattenere rapporti in presenza tra genitori e figli. È chiaro che comunque vanno rispettate le misure di sicurezza, va rispettato l'uso della mascherina, l'inibizione di baci e abbracci, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, proprio perché il genitore non collocatario, non risultando convivente con il figlio, potrebbe costituire una potenziale fonte di contagio per il figlio stesso e viceversa. Oggi infatti la parola congiunto, che tante interpretazioni diverse, difformi, anche di tipo ironico sui social, è stata sostituita con la più chiara parola convivente. Di sicuro la pandemia ha contribuito a peggiorare, come diceva lei, la conflittualità tra i coniugi, tra gli ex coniugi. Queste conflittualità si sono intensificate di pari passo con proprio la crescente incertezza sull'interpretazione dei diritti primari alla salute, da una parte, e di quelli secondari all'esercizio della genitorialità. Una buona giornata e bentornati a Sport Report. In apertura il calcio, il campionato nazionale dilettanti ha vissuto ieri la prima tranche per quanto riguarda la quinta giornata del girone di andata. Una prima tranche che ha visto dei risultati importanti, soprattutto in chiave alta classifica. Sorrento che batte Molvetta e scavalca il Brindisi vincente contro la Fidelisandia. Invece si dividono la posta in palio Bitonto e Lavello, mentre Picerno Francavilla finisce 2-0. Il quadro completo di questa prima tranche del campionato: Picerno Francavilla 2-0, Bitonto Lavello 1-1, Sorrento Molpetta 1-0, Brindisi Fidelisandia 1-0. Il 4 novembre si giocherà Puteolana Altamura, l'11 Audace Cerignola Portici, Casarano Taranto, Gravina Quassarano ed Aversa Nardò. E per quanto concerne il calcio, avete visto il servizio relativo alle partite di oggi. Per quanto riguarda Milan-Roma, c'è da dire che ci sono dei casi positivi nel Milan. Tra l'altro, coinvolto il portiere Donnarumma e tre giocatori, tutti asintomatici. Sono stati posti in isolamento fiduciario. I successivi tamponi che sono stati realizzati nel gruppo squadra hanno dato esito negativo. È tutto per questa edizione serale di World News 24. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani mattina alle 9. Buon proseguimento di serata a tutti.